Vorrei sottolineare che non esistono, oltre agli angeli e ai demoni, altre forze neutrali. Gli spiriti superiori non esistono e se si presentano come tali, sono spiriti ingannevoli, appartenenti in realtà al mondo demoniaco. Questo vale in particolare per i cosiddetti spiriti guida, oggi tanto in auge anche presso chi si dichiara poi magari ateo o agnostico. Questa è una pericolosa credenza, basata sul mistero e sulla paura, che alimenta un mondo di affari retto da streghe e fattucchieri. In realtà, gli spiriti buoni non esistono, o se esistono, sono spiriti cattivi, quando non sono parti di fantasia o influssi malefici. Gli unici esseri spirituali buoni, se così vogliamo dire, sono infatti gli angeli che stanno al cospetto di Dio, lodandolo e adorandolo incessantemente. Gli spiriti dei morti poi, con i quali alcuni oggi si vantano di comunicare, non sono le anime dei morti che tornano a Dio per ricevere il loro definitivo destino, ma sono un quid lasciato alle creature umane, che lo spirito del male può manipolare per danneggiare l'uomo o simulazioni create dallo stesso spirito cattivo per ingannarci. Non sono rari i casi di demoni che si fingono l'anima di un caro defunto per carpire la fiducia di qualche persona disperata o perlomeno ingenua. È però anche vero che Dio potrebbe legare, prima del giudizio finale, le anime dei dannati a qualche luogo dove scontano la loro pena e sono esposte ai tormenti dei demoni. Quindi potrebbe accadere, durante un esorcismo, che oltre alla voce del demonio e degli spiriti cattivi, si manifestassero anche le voci dei trapassati. Lo chiamo la benedizione particolare di Dio, che il Signore vi dia gioia, serenità, visite le vostre famiglie e vi dia quelle grazie che più attendete. La potenza del Signore sia su di voi. La grazia del Signore sia dentro di voi. La presenza del Signore sia sempre con voi e vi accompagni nel vostro cammino. E se voi tutti invoca il nome di Gesù che è salvezza, per la vostra guarigione. Amen. Per la vostra liberazione. Amen. Per la vostra consolazione. Amen. E vi benedico nel nome del Signore, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Iscriviti al canale e non dimenticare di attivare la campanella per non perdere i nuovi video.